Bentornati. Il mondo è fatto di due tipi di fotografi. Quelli che sono ossessionati da zaini, borse, qualsiasi modo di trasportare la propria attrezzatura, e quelli che mentono spudoratamente al riguardo. Io non mento, io sono uno di quelli ossessionati da zaini, borse, eccetera. E questo è il motivo per cui qualche mese fa, probabilmente più di sei, ho preso questo Loewe Pro Flipside Track 450 AW. Ho dimenticato un BP, i nomi sono complessi. Allora, tutti quanti conoscete Loewe Pro, è un marchio molto ben conosciuto che fa appunto zaini e borse da sempre sostanzialmente. Ho avuto molta roba loro e dal punto di vista della qualità non mi sono mai potuto lamentare, per cui per questo zaino avevo delle altissime aspettative. Ora, il nome ci dice già alcune cose relativamente a questo zaino. Flipside è un meccanismo che permette di girare lo zaino dalle spalle, sia così, lo si gira e permette di abbatterlo senza doverlo posare, abbatterlo in avanti e accedere alla parte fotografica senza dover appunto togliere lo zaino. Trek significa dedicato a hiking o comunque camminate anche lunghe. BP credo stia per backpack, immagino. 450 è la dimensione, ora non credo sia 45 litri, che sarebbe il primo pensiero che uno fa. Però non sono andato a controllare. Comunque è il più grande della sua categoria. E AW sta per all weather, quindi qualsiasi tipo di condizioni climatiche. Perché vi dà anche la rain cover, la copertura antipioggia. Dal punto di vista della qualità, Loewe Pro fa sempre prodotti di ottima qualità, e questo non è un prodotto da meno, assolutamente. Il materiale di cui è fatto è veramente resistente, l'ho maltrattato, non mi ha dato nessun problema. Le cerniere sono belle, corpose, non vi abbandoneranno sicuramente. Tutto è fatto veramente bene. Ripeto, l'ho maltrattato, non ha un graffio, non ha un segno d'uso, a parte un po' di sporco, ma vabbè, è uno sporco, non ci si può fare niente. Tutto il sistema di sostegno è ben fatto, gli spallacci sono ben fatti, la cintura è ben fatta. Oggettivamente ci sono tanti spazi aggiuntivi. Al di là del retro c'è la parte fotografica, abbiamo una tasca sopra con delle cerniere di facile accesso, una tasca davanti, abbiamo le tasche laterali, due, ora vi dirò cosa ci entra, e abbiamo possibilità appunto di mettere moschettoni un po' da tutte le parti per aggiungere altra roba che potrebbe essere utile. Abbiamo anche questo sistema qui che ci permette di aggiungere altra roba, evidentemente anche un treppiedi, anche se qui non mi piace moltissimo, è un po' scomodo. Ma parliamo del comfort poi dopo. E quindi ripeto, qualità veramente veramente buona. L'unico problema che ho notato è che nella parte interna, come vedete qua ci sono tutte le suddivisioni in velcro, nella parte interna il velcro è talmente vicino al limite ed è talmente ben fatto che mi ha danneggiato qui, spero riusciate a vederlo, mi ha danneggiato qui l'interno della zona fotografica. Ora, nessun problema realmente, però sarebbe bastato veramente poco, sarebbe bastato fare l'attacco del velcro un centimetro più basso, solo il velcro, nel senso farlo, come dire, curvato in modo tale che il velcro andasse un pochino più giù mentre il divisore restasse della stessa altezza. Piccolezze, non mi posso lamentare della qualità, ecco, però mi è successa questa cosa, è l'unico difetto, danno che ho notato nello zaino, ve lo dovevo dire, ecco. Quando si tratta di materiale fotografico, di materiale per il trasporto fotografico, diventa fondamentale la domanda: cosa riesco a metterci dentro? Ok, allora, come vedete, di spazio fotografico ce n'è veramente tanto.
ed è tutto molto modulabile. Io, da parte mia, l'unico cosa che non mi piace tanto è che c'è questo divisore che sostanzialmente, e questi sono fatti in maniera tale che questo sia un divisore centrale, non si può renderlo asimmetrico se non curvando questi. Mi sarebbe piaciuto un sistema in cui magari da un lato metto cose più piccole, insomma un po' più di flessibilità da quel punto di vista, ma per il resto la flessibilità è veramente tanta. Potete rimuovere tutto, potete spostare questo, potete girarlo al contrario in base all'attrezzatura che vi serve, veramente molto comodo. In più, molto intelligente, ci sono due dei divisori, sono fatti con questo sistema a tasca, dove voi potete mettere attrezzatura di cui avete paura di poter perdere, la mettete qui, chiudete, come vedete ce ne sono due, e siete a posto, non la perderete mai. Però, ritornando alla domanda iniziale, cosa riesco a infilarci? Io riesco a infilare in questo zaino due fotocamere con 5 obiettivi. Il tutto è abbastanza piccolo perché, come sapete, uso Fuji, quindi l'attrezzatura mirrorless Fuji non è gigantesca. Ho messo X-T4 con il EDX-E4, 5 obiettivi, uno dei quali era anche il 70-300, che è abbastanza lungo rispetto agli altri, ma che comunque ci entra tranquillamente in verticale, quindi senza prendere troppo spazio. In più, drone, controllo del drone, set di batterie del drone, filtri per il drone, filtri per la macchina fotografica, poca roba, perché poi ho un set di filtri a parte, metto da un'altra parte, e il microfono. In più, qua dietro, c'è questa retina, che vedete qua, per metterci delle schede SD, quindi spazio ce n'è in quantità. Nelle invece tasche laterali, da un lato metto il cavalletto, dall'altro metto una borraccia con il mini cavalletto per il vlogging, e in più metto i bastoncini da trekking. Quindi ci entra veramente tanta, tanta roba. L'importante è poi bilanciare, cioè fare in modo che non ci siano tutti i pesi da un lato rispetto all'altro lato, perché ovviamente se no andate tutto storti. In più, come vi dicevo, abbiamo la tasca superiore, che si apre così, e che vi dà accesso a questo piccolo compartimento qua, con retina, nella quale io, che c'è anche la possibilità di avere qualcosa, di agganciare qualcosa. Io qui ci aggancio o le chiavi, oppure soprattutto ci metto sempre la chiavettina, quella esagonale per i treppiedi, per le piastre per il treppiede, eccetera eccetera. In più, qua dentro metto la sacca dei filtri, il filtro a lastra con tutti i portafiltri, eccetera eccetera. Metto poi il cibo quando vado a fare trekking, metto qualcos'altro tipo fascia collo, cappellino e poco altro. Quassù, una volta che ho messo la sacca dei filtri, che è abbastanza grossa, non ci entra molto altro. Sul frontale invece abbiamo questa tasca qui, che vi dà accesso a una tasca per tablet, anche tablet abbastanza grandi, ma computer grandi non ce ne entrano. Forse si riesce a mettere un 13 pollici, ma non ho provato perché non ho un 13 pollici, ho dei tablet, il tablet ci sta comodo. E in più qui avete una tasca con retina in cui mettere altra roba, i portapenna, che mi chiedo che caspita servono ormai i portapenna negli zaini, e poi una tasca frontale nella quale io metto vestiario, che possa essere l'antivento, le calze di riserva, la maglietta di riserva, eccetera. Ora, il problema che io ho con questo zaino è che mentre per l'estate mi sta bene, quello che riesco a infilarsi mi sta bene, ci sto un po' stretto perché comunque quando vai a fare trekking anche abbastanza lunghi qualcosina te la devi portare, anche se non lo userai mai, però la giacchetta la devi portare, probabilmente il paio lo devi portare se vai in montagna, hai bisogno di avere dello spazio per attrezzatura che magari non usi ma che devi avere con te. Ci dovresti avere, per me cambia mia moglie, quindi l'attrezzatura per il primo soccorso la porta lei, però dovrebbe permettermi di avere un po' più di spazio per queste cose. Questo è davvero un piccolo problema che mi dà abbastanza fastidio, anche perché sarebbe stato risolvibile molto semplicemente.
come vedete la tasca frontale arriva qui, la cerniera della tasca frontale arriva qui. Ora sarebbe bastato farla arrivare giù e aggiungere 2-3 cm di stoffa per lato per permettere alla borsa di espandersi, allo zaino di espandersi, e il problema sarebbe stato risolto, ci sarebbe stata molta più roba, ci sarebbe stato tutto quello che mi serve anche in inverno, che in inverno porti molta più roba, porti il piumino, porti il cappellino di lana, porti i guanti, porti, ed è tutta roba che in questo zaino, configurato come lo configuro io, purtroppo non ci sta. Parlando di comfort, ora capiamoci, qualsiasi zaino fotografico, anche se venduto come zaino da trekking, non sarà mai comodo come uno zaino da trekking nato per il trekking senza pensare alla fotografia. Questo mettiamocelo in testa, non ci sono discussioni. Però come zaino fotografico da trekking questo risulta abbastanza comodo, anzi molto comodo, devo dire molto comodo, a patto di non riempirlo al massimo. Ora io vi ho fatto vedere che ci stanno due fotocamere e 5 obiettivi, però non giro mai, oltre al drone ovviamente, ma io non giro mai con tutta quell'attrezzatura. Giro al limite con uno o due obiettivi in meno, e se non serve una macchina la lascio a casa. Quindi in questa configurazione il comfort è ottimo. Se, ovviamente però, se massimizzate il peso e ci mettete sull'impossibile, 2 litri d'acqua, il cavalletto pesante magari, ci mettete 5 obiettivi, 2 fotocamere, il drone, il microfono, e poi vi portate l'attrezzatura da presso, vi portate... Il peso andrà ovviamente ad impattare sul comfort, perché ovviamente tutti gli zaini sono fatti per un peso medio per il quale sono ben fatti, ma se li mettete al massimo sicuramente il comfort scende. Ora, dal mio punto di vista sul comfort mi lamento un po' di queste, che se fossero state un po' più larghe, gli spallacci fossero stati un po' più larghi, sarebbe stato un po' più comodo. Ovviamente potete legare e tenere gli spallacci per evitare che vi sbatta lo zaino a destra e a sinistra. E come dicevo, appunto, il comfort mediamente è molto buono. Lo schienale è ben fatto, con lo schienale così io sudo. Devo dire però che non è colpa dello zaino, cioè io sudo anche con zaini con la classica retina separata dal resto dello zaino per permettere alla schiena di respirare, quindi il motivo per cui proprio sono andato per uno zaino di questo tipo è che comunque sudavo uguale, quindi tanto vale che mi metto uno zaino così, che è più comodo per la parte fotografica. La cintura è molto comoda, è ben fatta, il tutto è molto ben fatto, devo dire la comodità c'è. A patto appunto di non massimizzare il peso. L'unica cosa che mi lamento per quanto riguarda il comfort è il fatto che se fosse stato 2-3 cm più lungo, per la mia altezza, io sono 1,85, sarebbe stato un po' meglio, perché la cintura questa, anzi la cintura vera e propria, non i supporti lombari, ma la cintura mi va a finire sulla pancia. Ora, colpa mia che ho la pancia e non sono abbastanza allenato, però tant'è, non ci possiamo fare niente. E quindi fosse stato 2-3 cm, fosse sceso 2-3 cm più in basso, sarebbe stato assolutamente perfetto. Ma ripeto, sono dettagli che vi racconto perché è la mia esperienza, ma che magari possono essere così importanti per altri. Ora concentriamoci su quello che è il suo, appunto, la sua caratteristica principale, che è la modalità flipside. Flipside significa che voi avete lo zaino, lo lasciate attaccato dalla cintura, lo portate davanti, lo lasciate cadere, ora io non ce l'ho attaccato quindi l'ho dovuto tenere, vi si apre e voi potete accedere al comparto fotografico. In teoria è tutto molto interessante. E io uno dei motivi per cui l'ho preso è esattamente questo. Nella pratica però l'ho trovato molto più scomodo di quanto pensassi e ho finito per non usarlo più. Perché? Perché mentre a spostare lo zaino e ad abbatterlo viene tutto facile, anche se poi tutto il peso viene a cadere su queste cuciture qui, perché non c'è nient'altro che tiene lo zaino, quindi c'è un problema di sovraccarico di questa zona, perché andate a tirare verso avanti. Non ho avuto alcun problema, però non lo so, mi crea un certo problema psichico, quindi io metto sempre una gamba sotto. Il problema è che una volta che lo aprite, riuscite ad aprirlo anche con una sola mano,
quando prendete qualcosa da dentro lo zaino, una delle due mani sarà sicuramente piena. Tipicamente la fotocamera, l'obiettivo, fate quello che è. Che significa? Significa che poi dovete richiudere il tutto con una sola mano. E qui viene il problema, perché le cerniere cominciano ad allargarsi in maniera strana in alcuni punti, per cui non viene semplice, come ora, con lo zaino chiuso, benissimo, perfetto, ma con lo zaino pieno dovete lavorarci tanto, quindi a meno di non posare quello che avete in mano da qualche altra parte, ma a quel punto viene a mancare l'intelligenza del sistema, vi troverete a lottare con questo zaino, il che significa che io alla fine ho mollato e non ho usato più quello che doveva essere appunto la caratteristica principale di questo zaino. Le mie aspettative erano altissime, perché sembrava lo zaino perfetto per il mio uso, e devo dire che la maggior parte delle mie aspettative sono state mantenute, cioè lo zaino si comporta veramente veramente bene. Il mio unico problema con questo zaino, come vi dicevo, è il fatto che per come lo uso io mi serve un po' più di spazio per roba non fotografica. Ripeto, per la quantità di roba fotografica che ci potete mettere dentro va benissimo, credo, per chiunque. Per cui mi trovo in difficoltà, perché anche quando viaggio, se volessi mettere quel qualcosina in più non me lo posso permettere, perché nello zaino non ci entra, non è espandibile. Oppure quando vado in trekking magari non... Motivo, e quindi questa cosa mi ha portato a prendere questo testiolino qui, Leve Pro, si chiama Powder BP500 All Weather, di cui però parleremo in un altro video, perché l'ho appena aperto, mi è arrivato oggi, quindi ne parliamo dopo. Come sapete, io ci metto un po' a fare recensione, perché voglio provare il materiale. Quindi in conclusione, posso consigliare questo zaino? Se non avete le mie esigenze di mettere tanta roba da trekking, diciamo extra fotografica, questo zaino, il, ripeto, Leve Pro Flipside Trek BP450AW, è uno zaino eccezionale. Mi sono trovato veramente veramente bene. Peccato per il fatto che quando lo abbattete non vada così, non sia così comodo come sembra all'inizio, ma al di là di questo resta comunque un ottimo zaino. La qualità costruttiva è veramente, io mi piace, proprio mi piace tanto. Valutate anche la possibilità di, in base alla attrezzatura che usate, di prendere le versioni più piccole di questo zaino, cioè il 350 o addirittura il 250. Se andate in giro molto leggeri, non vi portate niente di particolarmente complesso d'appresso, quelle soluzioni potrebbero ancora essere migliori, perché non vi permettono di stracaricare, sono più compatte e diventano la vostra borsa giornaliera, mentre questo come borsa giornaliera è un po' troppo, nel senso non andate ma sempre in giro così. Con uno zainetto come quello, che resta comodo perché il sistema è lo stesso, potete andare in giro ogni giorno tranquillamente, anche in città, senza dare troppo nell'occhio. Quindi valutate in base alla attrezzatura che usate. Piccola nota, il gancetto della Peak Design ci va comodo, è perfetto, quindi approvato da questo punto di vista. Boh, credo di avervi detto tutto, vi ringrazio per avermi seguito, vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un pollice in su, di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti qui giù, condividete il video se sapete che qualcuno è in cerca di uno zaino, magari questo fa per lui, e chiedetemi qualsiasi cosa vi possa venire in mente su questo zaino o sull'altro o su qualsiasi altra cosa in realtà, e direi che basta. Ciao e ci vediamo alla prossima.